Il miracolo della vita si rinnova sulla paglia davanti a centinaia di bambini e famiglie. Qualche attimo di tensione e poi, quando tutti capiscono che il parto è andato bene, scatta l'applauso per il nuovo nato e la mamma. Scene di vita agreste che chi è stato in Prato della Valle a Padova in occasione della festa della transumanza di Coldiretti ha potuto vivere in diretta. Un gregge di 1000 pecore con pastori, tosatori, cani e tutto l'antico rito dello spostamento delle pecore dalla pianura ai pascoli di montagna ha invaso allegramente una delle più belle piazze d'Europa per ricordare il valore delle tradizioni e per portare l'attenzione sui rischi della politica internazionale, dai dazi di Trump alla concorrenza sleale, per i prodotti nostrani e per un settore che da sempre è fondamentale per l'economia e la società venete. Viene il pelle d'oca quando sono arrivato a vedere tutto un gregge di pecore di quasi 1000 che sono approdate in Prato della Valle, la gente, la vicinanza e quindi veramente una giornata molto bella. Volevamo sensibilizzare la parte del consumatore, la parte della cittadinanza di una parte di un'agricoltura che seppur minoritaria ha una sua importanza per valore etico, per valore ambientale, per valore del territorio che è la transumanza, la pastorizia e tutto quello che ci va dietro. Qualche polemica preventiva c'è stata dato che molti si sono spaventati per l'arrivo di un gregge di queste dimensioni in centro a Padova, ma tutto si è svolto senza problemi e i padovani hanno dimostrato sia con l'affluenza che con le loro reazioni all'arrivo dei simpatici campanacci di gradire la proposta di Coldiretti. È una giornata incredibile a cui i padovani hanno risposto davvero con tanto affetto, salutandoci già questa mattina durante il percorso, ci salutavano dalle finestre, ci fotografavano, siamo quindi stati ben accolti.